Buongiorno a tutti, benvenuti sulle Mine News, una nuova intervista sempre qua al Trocadero 5 eventi di Almenno San Salvatore. Ringraziamo come sempre Lara e Tania per la gentile ospitalità che ci concedono e oggi siamo qua per intervistare il vincitore, o per meglio dire la vincitrice del quarto premio del concorsone Lemine News 2020. La vincitrice del concorsone Lemine News 2020 è Lavinia Cornali. Ciao Lavinia, grazie. Ciao Marco, per aver partecipato. Ricordo tutti quanti Lavinia Cornali, per chi non la conoscesse, chi non è di Almenno, perché comunque è una figura storica, lei e la sua famiglia ad Almenno San Salvatore, titolare del negozio di abbigliamento Diego. Sì. E responsabile e organizzatrice insieme al padre della sagra, famosa, storica sagra. Diciamo che collaboro donna a mano. Sagra degli uccelli, sì. E impegnata oramai da decenni nella parte, diciamo, amministrativa e politica, sì, del paese. Innanzitutto ti ringraziamo per averci concesso questa intervista e partiamo subito a chiederti come è nata l'idea di partecipare al concorso. Grazie a voi. Allora, l'idea di partecipare al concorso, ho visto sulla pagina Lemine News questa opportunità, ho detto perché no far conoscere la pagina anche ad altre persone che rientrano nelle mie amicizie di Facebook, e le ho invitate ad iscriversi alla pagina, semplicemente questo. E hai vinto, sì. Comunque ricordo per chi non avesse seguito il concorsone, la vincitrice del quarto premio è una vaschetta di gelato offerta dalla gelateria Petit Fleur di Almenno San Salvatore, e mi dicevi che questo premio lo volevi, sì, donare a... Questo premio lo vorrei donare all'Istituto delle Suore della Sacra Famiglia qui ad Almenno San Salvatore, visto che è un istituto che frequento da tanti anni, le conosco, e quindi ho pensato di dare a loro questo gelato che ho vinto. Posso, perché purtroppo se ne sente, dal mio punto di vista, ma penso che me lo confermerai, si sente parlare pochissimo di questo istituto. Ce ne vuoi parlare un attimo? È invece una realtà molto solida e radicata nel territorio di Almenno San Salvatore, perché sono presenti da tantissimi anni, già dal dopoguerra. Era una realtà che ospitava orfani, diciamo, e hanno fatto tanto per il nostro paese, perché le suore sono sempre state impegnate anche all'interno della nostra scuola dell'infanzia di Almenno San Salvatore. Quando ero piccolina, esatto, frequentavo l'asilo, c'erano le suore. Allora, mentre cambiati. Ora questa struttura, diciamo, è più dedicata ad ospiti suore anziane, diciamo, è come un piccolo ricovero ancora che abbiamo nel nostro territorio. E quindi che c'è bisogno comunque e quindi, che la comunità si stringa intorno a loro. Esatto, una realtà comunque importantissima per la nostra comunità, e quindi è giusto ricordarsi anche di loro. Lavinia, ti faccio la domanda clou che faccio oramai, faccio a tutti coloro che hanno accettato, a noi i vincitori che hanno partecipato all'intervista. Cosa ne pensi di Lemine News? Allora, penso che Lemine News sia una risorsa molto importante per il nostro territorio di Almenno, e non solo per Almenno, perché visto che è estesa anche ad altri comuni, alla nostra realtà vallare, quindi uno strumento di comunicazione molto importante, di informazione per tutti i cittadini che volessero conoscere in tempo reale tutte le varie iniziative, tutte le varie attività delle, non solo di Almenno, ma anche della nostra valle e del territorio vicino. Grazie Lavinia, noi ti consegniamo poi il copone per il ritiro del premio, che poi ovviamente, sì, consegnerai chi di dovere. E noi vi ringraziamo per aver visto questa intervista, e vi ricordo che per seguire queste interviste e tutte le novità relative al mondo del Grande Lemine e della Valimagna non potete far altro che iscrivervi alle pagine social di Lemine News, iscrivervi nel canale YouTube, visitare il sito leminenews.it oppure iscrivervi al canale di Instagram. Grazie a tutti e buona giornata.